In questo video ricordiamo come si calcola la velocità di una particella che viene accelerata da una tensione anodica, cioè da una differenza di potenziale delta V, in questo caso di 20 milioni di volt. Immaginiamo che la particella sia un nucleo di elio 3, quindi un nucleo formato da due protoni e un neutrone. Questo è l'atomo neutro di elio 3 con i due elettroni, ma i due elettroni vengono tolti. Così rimane soltanto il nucleo. La massa di questo nucleo è 3 unità di massa atomiche perché contiene 3 nucleoni. E infatti la massa atomica è 3. La carica di questo nucleo è 2 protoni, quindi 2 volte E. Infatti il numero atomico dell'elio è 2. Immaginiamo che questo nucleo di elio sia inizialmente fermo, viene quindi accelerato da questa differenza di potenziale, cioè dal campo elettrico prodotto dalla differenza di potenziale. E quindi all'uscita dal campo elettrico il nucleo di elio abbia acquistato una certa velocità che per esempio ci può servire per calcolare il raggio di curvatura di questo nucleo di elio quando entra in un campo B. Noi conosciamo la massa del nucleo di elio, conosciamo la sua carica, conosciamo l'intensità del campo B. E dobbiamo ricavare la velocità alla fine dell'accelerazione, così da poter calcolare il raggio di curvatura. Quindi l'obiettivo di questo file, di questo video, è calcolare la velocità del nucleo di elio alla fine dell'accelerazione. Si utilizza la conservazione dell'energia meccanica. Tanta energia cinetica acquista il nucleo, quindi la particella, altrettanta energia potenziale elettrostatica perde. Cioè durante la fase di accelerazione c'è una trasformazione di energia potenziale elettrostatica in energia cinetica. Togliendo il segno meno, lavorando con i moduli, quindi abbiamo l'aumento di energia cinetica uguale alla diminuzione di energia potenziale elettrostatica. L'energia cinetica abbiamo detto che all'inizio era zero perché la particella era ferma, quindi l'aumento di energia cinetica è l'energia cinetica finale. Invece, ricordiamo questa relazione che lega l'energia potenziale elettrostatica della particella al potenziale in cui si trova la particella. Questa era la relazione di accoppiamento, come si dice, cioè la particella sente il potenziale elettrostatico presente nel punto in cui si trova lei, la particella interagisce con questo potenziale e dall'interazione particella-potenziale elettrostatico, la particella acquista l'energia potenziale elettrostatica. Quindi delta U, variazione di energia potenziale elettrostatica, è Q delta V. Delta V è la variazione del potenziale elettrostatico, cioè la differenza di potenziale elettrostatico tra qui, dove il potenziale è maggiore, e alla fine, dove è minore. Quindi è il nostro delta V da 20 milioni di volt. Quindi in conclusione la conservazione dell'energia meccanica ci dice che l'energia cinetica finale di questa particella è uguale a Q per, quindi la carica della particella, per la differenza di potenziale che ha attraversato. E che nel nostro caso quindi è di 20 milioni di volt da moltiplicarsi per la carica della particella, 2 E, 2 volte la carica dell'elettrone, quindi 2 per 20, 40. Questo M grande sta per mega, quindi milioni, mega elettron volt, 40 MeV, l'energia cinetica finale acquistata dalla particella. E questa era la prima parte dello svolgimento, perché ora inizia la seconda parte, in quanto dall'energia cinetica acquistata dobbiamo ricavare la velocità. Ora, se noi fossimo sicuri, ma non lo siamo, che questa particella, questo nucleo non è relativistico al termine dell'accelerazione, allora possiamo utilizzare la formula dell'energia cinetica classica, cioè non relativistica, questa formula da cui ricaviamo subito la velocità. Però questa energia cinetica potrebbe essere eccessiva, quindi una energia cinetica in realtà relativistica. Allora noi non possiamo utilizzare questa formula, dobbiamo usare la formula dell'energia cinetica relativistica, dove il fattore gamma è il fattore di Lorentz e contiene beta, che è il rapporto tra la velocità della particella e la velocità della luce. Quindi possiamo utilizzare la formula semplificata dell'energia cinetica classica, dipende se l'energia cinetica della particella è o non è molto minore della sua energia di riposo. Energia di riposo è mc quadrato. Quindi andiamo a calcolare l'energia di riposo, la massa era 3 unità di massa atomiche, 3 nucleoni, l'unità di massa atomica è questo valore, quindi
moltiplichiamo le tre unità di massa atomiche per la velocità della luce c al quadrato. Otteniamo quindi questo calcolo, 3 unità di massa atomiche per c al quadrato, e otteniamo questa quantità di joule. Per vedere se l'energia cinetica del nucleo è molto minore di questo valore, l'energia di riposo, cioè per fare il confronto dobbiamo trasformare l'energia cinetica da electron volt a joule, perché l'energia cinetica che avevamo calcolato prima era espressa in electron volt, 40 milioni di electron volt. Quindi ricopiamo 40 milioni, al posto di E, electron, mettiamo la carica dell'elettrone, 1,60 per 10 alla meno 19 coulomb, quindi electron volt diventa questo numero e coulomb per volt diventa joule. Il risultato di questo calcolo è 64 per 10 alla meno 13 joule, da confrontare con l'energia di riposo. È questo valore molto minore di quest'altro? Facciamo il rapporto tra l'energia cinetica e l'energia di riposo, quindi il valore dell'energia cinetica diviso l'energia di riposo, e fa questo numero che è circa l'1,4%. Ora possiamo dire che l'1,4%, quindi circa una parte su 100, è molto minore? È un valore piccolo? Insomma, infatti adesso vediamo che succede se noi calcoliamo la velocità della particella con la formula non relativistica dell'energia cinetica, cioè con questa formula. Facciamo la formula inversa e ricaviamo V. Per far capire che ho utilizzato la formula non relativistica, questa velocità la chiamo non relativistica, ma non perché non lo sia, forse lo sarà relativistica, ma perché ho usato la formula non relativistica. Quindi questa è la formula inversa, sostituisco i valori, due volte l'energia cinetica diviso la massa della particella. In realtà il calcolo, anziché farlo in questo modo, mi conviene farlo in quest'altro, cioè moltiplico e divido per c quadrato, in modo da far comparire c quadrato qua al denominatore. Allora esce fuori dalla radice un fattore c, la velocità della luce nel vuoto. Il vantaggio di utilizzare questo trucchetto è che dentro la radice ho già il rapporto energia cinetica su energia di riposo che ho calcolato prima, quindi posso utilizzare il calcolo precedente, questo 00143. Infatti lo devo moltiplicare per 2 e ottengo questo 2,86 per 10 alla meno 2 sotto radice, e ottengo e fuori della radice c'è la velocità della luce nel vuoto. Questo calcolo mi dà il risultato 0,169C, che vuol dire che la velocità calcolata con la formula classica dell'energia cinetica è intorno al 17% della velocità della luce. 0,169 vuol dire il 16,9% della velocità della luce, quindi il rapporto V su C è circa il 17%, che non è una velocità piccola. Stiamo a velocità già relativistiche, già un po' relativistiche, il 17% non è poco. Allora la cosa migliore è utilizzare la formula relativistica dell'energia cinetica per calcolare la velocità della particella. La formula relativistica è questa, gamma meno 1 per l'energia di riposo. Anche qui posso sfruttare il rapporto energia cinetica su energia di riposo che già conosco e che valeva circa 00143. In questo modo posso isolare il fattore gamma meno 1, dove è nascosta la velocità? Nel fattore gamma. Quindi da questa equazione devo ricavare gamma, quindi lo isolo, questo rapporto più 1, e quindi gamma è 1 più 00143, quindi 1,0143, ma chi era gamma? Era questo fattore di Lorentz. E la mia velocità, la mia incognita, è nascosta dentro il fattore beta. Quindi faccio tutte le formule inverse per ricavare beta, perciò rovescio, faccio il reciproco, poi elevo al quadrato, poi ricavo beta quadrato, quindi faccio la radice quadrata e ricavo beta, e ottengo beta uguale 0,167, vuol dire il 16,7%, beta è il rapporto V su C, e quindi otteniamo un valore simile a quello trovato prima con la formula non relativistica, una velocità della particella che è circa il 16,9% della velocità della luce nel vuoto. Qui abbiamo trovato circa il 16,7%. Moltiplicando questo fattore per C otteniamo la velocità della particella che è circa 5 per 10 alla 7 metri al secondo. Quindi in conclusione, in questo esercizio la velocità della particella calcolata nel modo esatto con la formula relativistica non si discosta poi tanto dal valore trovato
con la formula non relativistica, 6,19, 6,17%. Quindi potevamo utilizzare anche la formula non relativistica con buona approssimazione. Alla fine abbiamo risposto alla domanda del problema, che era calcolare la velocità di questo nucleo dopo la fase di accelerazione data da questi 20 milioni di volt di differenza di potenziale.